Ritrovati in studio per questa seconda parte di Free News, seconda parte dedicata alla cronaca. Stamattina, poco dopo le 9, è stata compiuta a Santa Croce Camerino una rapina a mano armata. Presa di mira una gioielleria nella centralissima via Caucana. Quattro individui con il volto coperto hanno fatto irruzione all'interno del negozio appena aperto dalla proprietaria. Dopo aver preso un'elevata quantità di oggetti in oro, i malviventi sono fuggiti a bordo di un veicolo commerciale che è stato poi trovato abbandonato all'estrema periferia di Santa Croce. Sul caso indagano i carabinieri. L'attività di polizia giudiziaria del Corpo della Guardia di Finanza di Ragusa ha portato all'arresto di un giovane per spaccio di droga a Modica. Sentiamo. Arrestato un giovane netino per spaccio, il comando provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa ha disposto capillari controlli sul territorio al fine di contrastare la recrudescenza del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. I militari del nucleo mobile della compagnia di Ragusa hanno tratto in arresto a Modica, nei pressi di un noto disco pub, un giovane netino di 23 anni, residente a Noto. Il ragazzo, sottoposto a controllo mentre si prestava ad entrare nel locale per trascorrere la serata insieme ad alcuni amici, era in possesso di circa 15 grammi di stupefacente di vario tipo, fra cui hashish, cannabis, indica e cocaina, abilmente occultata, già confezionata in dosi, pronta per essere destinata all'attività di spaccio all'interno del locale. L'attività posta in essere successivamente al controllo esperita a Noto presso l'abitazione della persona tratta in arresto ha permesso di rinvenire nella disponibilità del giovane altra quantità di stupefacente, nello specifico un flacone da 20 ml di metadone, nonché specifica attrezzatura utilizzata per il taglio e confezionamento dello stupefacente già sequestrato in precedenza. Dal successivo riscontro con le banche dati in uso alle forze di polizia è emerso che la persona tratta in arresto è risultata aggravata da specifici precedenti di polizia, già segnalata più volte per le stesse ipotesi di reato. Il giovane netino, colto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, dopo le formalità di rito è stato tradotto in stato di arresto presso la Cassa Circondariale di Modica, a disposizione dell'autorità giudiziaria. E continuiamo ancora con la cronaca. A Scicli, una coppia di coniugi nominati tutori di due minori è accusata di una serie di reati, tra cui quello di maltrattamenti. Richiesta di rinvio a giudizio per una coppia di coniugi nominati tutori di due ragazzi. I coniugi, una donna 46enne ragusana e un 51enne sciclitano, in particolare avrebbero omesso di presentare i conti di gestione e gestito il patrimonio anche immobiliare dei minori in maniera pregiudizievole ed in particolare locando i beni a prezzi irrisori ed incassando a titolo personale i frutti di tali beni, ovvero usufruendone a titolo esclusivo con estromissione dal godimento dei minori medesimi senza presentare rendicontazione conto al giudice tutelare di Modica ed appropriandosi di svariate somme di denaro derivanti dal libretto di risparmio o dai canoni di affitto di immobili intestati ai due ragazzi. A loro sarebbero contestati anche reati di maltrattamenti in famiglia e di lesioni personali aggravate. I fatti sarebbero stati compiuti fino a luglio 2011. Si attende adesso la decisione del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Modica. Ci spostiamo adesso a Vittoria, dove tre giovani sono stati segnalati da parte della polizia per risse e lesioni aggravati. I tre infatti si sono resi i protagonisti di un'aggressione a carico di un cittadino extracomunitario. Tre segnalazioni per risse e lesioni personali. La polizia di Vittoria ha emesso i provvedimenti a carico di tre giovani responsabili di un'aggressione. Lo scorso 5 febbraio alle 2 di notte, gli agenti del commissariato in servizio di volante sono intervenuti per un'aggressione ad un cittadino extracomunitario avvenuta per futili motivi in pieno centro nei pressi di un noto pub. Alla scena hanno assistito impotenti parecchi giovani che hanno provveduto ad allertare immediatamente la polizia e il 118. Il giovane extracomunitario era stato soccorso dal 118 e condotto in ospedale, dove gli sono stati riscontrati traumi contusivi al volto e al torace. Le immediate verifiche effettuate, grazie soprattutto alle segnalazioni di alcuni testimoni che non hanno avuto alcun timore nel riferire cosa fosse accaduto, hanno permesso di individuare in breve tempo i tre aggressori che appunto sono stati segnalati all'autorità giudiziaria per risse e lesioni personali. Visita ufficiale del nuovo dirigente del compartimento della Polizia Stradale per la Sicilia Orientale, Andrea Spinello, a Sua Eccellenza il prefetto di Ragusa, Giovanna Cagliostro. Durante il colloquio si è discusso degli aspetti generali della sicurezza stradale e nell'ambito della provincia di Ragusa, evidenziando l'impegno della prefettura e della Polizia Stradale per una fattiva collaborazione tra le rispettive istituzioni. E cambiamo argomento, un'iniziativa di solidarietà è stata presentata questa mattina presso la sede della CISL di Ragusa. È stato infatti firmato un protocollo d'intesa tra l'associazione sindacale e la LILT per l'apertura di uno sportello oncologico presso il sindacato.
Uno sportello oncologico all'interno della CISL a Ragusa. L'iniziativa è stata presentata stamattina alla sede del sindacato nel capoluogo ibleo, alla presenza del segretario provinciale dell'UST CISL Enzo Romeo, della presidente della LILT Maria Teresa Fattori e della presidente provinciale dell'AIL Concetta Migliorisi. Si tratta di un servizio nuovo che il sindacato mette a disposizione dei propri associati e di coloro i quali vogliono avere informazioni su un tema così delicato e purtroppo diffuso, quale quello della malattia oncologica, in cui l'informazione e la prevenzione devono essere le parole d'ordine. Noi cerchiamo di espanderci il più possibile, soprattutto laddove ci sono lavoratori, in ospedale, abbiamo in animo di andare anche presso le AVIS comunali. E l'informazione è importante, non è la cosa più importante, ma che sia tempestiva e completa consente al paziente anche una scelta, perché ovviamente le possibilità sono diverse a fronte di una diagnosi di tumore, ma bisogna anche considerare le situazioni familiari, le situazioni economiche, il fatto che le persone possano trovare sul territorio i servizi necessari è fondamentale. Quindi noi spingiamo anche perché sul territorio ci siano le stesse possibilità che ci sono a livello nazionale. L'iniziativa di oggi inaugura un rapporto nuovo per la comunità ragusana, quello tra un sindacato, che nell'immaginario collettivo viene in genere associato alla protezione dei diritti dei lavoratori di qualunque categoria professionale, e un'associazione che si occupa della lotta al tumore. Due realtà apparentemente distanti, ma che in fondo hanno una simile missione: la difesa dei diritti e il supporto pratico e psicologico ad una categoria di soggetti deboli. La famiglia e il malato che si trova in queste condizioni ha bisogno prima di tutto di un sostegno pratico, che può essere quello di indirizzo di qualsiasi cosa serva, e poi anche psicologico. Io ci ho sempre creduto, perché ci sono modi e modi per poter dire una notizia, una comunicazione di questo genere, ci sono anche modi per poter assorbire questo tipo di notizia, quindi con l'aiuto sia di professionisti quali psicologi, ma anche di volontari o di persone che hanno già vissuto la stessa esperienza, io penso che è un aiuto veramente molto valido. Per ogni informazione, chiunque sia interessato può rivolgersi alla sede della CISL in piazza Ancione 2 a Ragusa. E si è svolto questa mattina a Vittoria, presso l'Istituto Tecnico Commerciale Enrico Fermi, un incontro promosso da Cittadinanza Attiva dedicato alla sicurezza stradale. Vediamo. Sensibilizzare i ragazzi ad una guida responsabile e prudente e contro l'utilizzo di droga e alcol. Cittadinanza Attiva di Vittoria ha avviato una serie di incontri nelle scuole della città per coinvolgere i ragazzi con la collaborazione della Polizia Stradale. Questa mattina il dirigente della Postrada Francesco Bona e la responsabile dell'associazione Anna Chiaramonte hanno incontrato i ragazzi dell'Istituto Tecnico Commerciale Enrico Fermi. E da diversi anni portiamo avanti il progetto Vivi con sicurezza la tua vita, organizzato insieme con la Polizia Stradale. E noi abbiamo firmato, Cittadinanza Attiva e il Ministero dell'Istruzione ha firmato un protocollo per quanto riguarda la cultura della legalità, dell'educazione stradale e della cittadinanza nelle scuole. E noi vogliamo che i ragazzi non abbiano come compagno di viaggio né l'alcol né la droga. Sì, questa iniziativa trae spunto dalla consapevolezza che bisogna prima informare i giovani l'informazione e la prevenzione viene prima della repressione, quindi informando i giovani sulle norme da rispettare e su come circolare sulle strade si possono prevenire le morti, le stragi del sabato sera e tutte le altre incidentalità che ha devastato negli anni la nostra provincia. Presente anche il dirigente scolastico del Fermi, Giuseppe Galofaro, che ha sottolineato l'importanza di queste iniziative per i ragazzi che si apprestano a conseguire la patente di guida per l'auto. Vogliamo far capire a loro che questa attività di prevenzione è un'attività importante, meritoria, e soprattutto dal punto di vista pratico è una risorsa, perché affinché loro, quando escono la sera per andarsi a divertire, se non altro pensano a questo aspetto di natura importante, di natura personale, per cui magari se in macchina sono in cinque, almeno chi guida non dovrebbe bere, in modo da portare tutti in salvo.
In chiusura del nostro TG una notizia di sport che riguarda il calcio. Nei recuperi della terza giornata di ritorno del campionato di eccellenza, il Modica ha sconfitto nel derby il Vittoria per 2-1 grazie alle reti di Porzio e Privitera. Di Franco per i biancorossi aveva firmato il momentaneo pareggio. Vince anche il Comiso che ha superato 2-1 il mister bianco grazie ai gol in rimonta di Boemia ed Agosta. E per questa edizione è tutto, vi rinnovo l'appuntamento alle prossime edizioni. Vi ricordo che potrete seguirci anche online all'indirizzo freetv1.it. Buon proseguimento.